Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Questo sarà l'ultimo extra per quanto riguarda i leggendari di Kanto, perché abbiamo preso Articuno, Moltres ed ora tocca proprio a Zapdos. Andremo a prendere l'uccellaccio leggendario e andremo a farlo proprio ora. Andiamo! Nel frattempo vi invito subito a lasciare un bel mi piace se avete gradito i video scorsi, a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, a condividere questo video a tutti coloro che stanno cercando Zapdos, guardatelo qui che fiero, e a commentare facendomi sapere in quanto tempo voi l'avete catturato, perché io probabilmente ci metterò un bel po' dato che non ho Pokémon in grado di addormentarlo o avvelenarlo per aumentare le probabilità di cattura. Tecnicamente appunto non è paralizzabile perché è un Pokémon di tipo elettro. Quindi la nostra tattica con appunto Nuzzle, che ha funzionato per gli altri leggendari, non possiamo farla perché vi faccio vedere subito cosa accade con Nuzzle. Un bel niente, ecco cosa accade. Proviamo ad usare un Thunder Punch, a vedere quanto danno gli fa. Beh, oddio. Oddio il nostro Pikachu, eh. Niente male. Un Nuzzle non dovrebbe ucciderlo. Ok. E mo proviamo a catturarlo. Purtroppo non abbiamo modo di paralizzarlo, quindi dobbiamo sperare che entri nella Ultra Ball a poca vita. Poi, come sapete, lui ha Roost, quindi Trespolo, e quindi può curarsi. Eccolo che esce. Questa sarà una lunga battaglia, ragazzi. Spero che non lo sia. Voi sapete già la lunghezza del video, quindi sapete già, appunto, quando lo catturerò, se lo catturerò. Beh, se lo catturerò... Oddio! Va bene, secondo tentativo... Questo ci è andato davvero di culo, posso dirlo. Zapdos is a legendary bird Pokémon. It's said that when Zapdos rubs its feathers together, lightning will fall immediately after. Praticamente Zapdos è un Pokémon uccello leggendario e si dice che quando Zapdos si sfrega le proprie piume, le proprie penne insieme, dei fulmini, un fulmine o meglio, cadrà immediatamente dopo. Sì, l'ho detto tutta storta con la descrizione, ma i dettagli. Non diamo un nickname a Zapdos ed è stato inviato al box. Bene, noi abbiamo così terminato tutti i leggendari di Kanto disponibili. Tra l'altro prima, facendo la descrizione dei vari leggendari, mi sono dimenticato anche di Mew e Mewtwo che abbiamo preso, eh. Non dimenticatevi di loro. Andiamo a curarci Pokémon e poi vi farò vedere anche che, prima di procedere a Johto nel prossimo video, io ho fatto, appunto, tra il video precedente e questo, un bel po' di potenziamenti al mio Leaf Index. Ok, ora lo faccio vedere. Andiamo a prendere questo Zapdos e prima di metterlo giù vi faccio vedere che il primo box è completamente pieno. A parte questi Pichu che dovranno evolversi in Pikachu e in Raichu successivamente, per amicizia, cosa che non ho ancora fatto, sto attendo di andare un po' più avanti per vedere se ci sarà un modo per aumentare più facilmente l'amicizia dei Pokémon. Qui abbiamo tutto fatto tranne Nidoqueen, ovvero Nidorina che abbiamo che dovrebbe evolversi in Nidoqueen. Sto aspettando di vedere se potrò trovarla selvatico per non bruciare una pietra lunare. Poi qui abbiamo tutti i Pokémon presenti. Ho fatto evolvere, ho catturato 3 Oddish, l'ho fatto evolvere in Gloom e in Vileplume. Qui abbiamo Parasect, Venonat con Venomoth. Ci manca Diglett, che attualmente non abbiamo ancora incontrato, ma che probabilmente incontreremo più avanti. Psyduck con il nostro Golduck, che ho ottenuto facendo evolvere Psyduck. E si va avanti. Ho finalmente catturato Abra e ho fatto evolvere un cadavere nella Kazam. Poi ci manca un Machamp, che otterremo più avanti, o in caso cattureremo un altro Machop che lo faremo evolvere. Un Victreebel l'ho preso, o meglio ho catturato un Bellsprout, l'ho fatto evolvere in Weeping Bell e in Victreebel. Poi ho fatto evolvere un Tentacool, ci manca un Rapidash qui, e per il resto qui siamo tutti pronti. Con Slowbro, Magneton, Dodrio che ho preso, Dewgong, tutti fatti evolvere questi, eh. E tra l'altro tirati su a mano, non con i trucchi delle caramelle rare o altro, a mano, ok? Abbiamo Cloyster, ci manca un Gengar, però poi abbiamo Hypno, Kingler, che non sono quelli di Ash questi, quelli di Ash sono da un'altra parte. Qui ci mancano due Pokémon, ci manca proprio una linea evolutiva, probabilmente.
Abbiamo Marowak, catturato un Cubone, l'ho fatto evolvere. Qui dobbiamo farlo evolvere in Rhydon, ma aspetto per i Pokémon che si evolvono di livello troppo alto, aspetto perché non posso allenarli troppo facilmente quelli. Poi un Sidra, un Seeking, uno Starmie. Ok, e questo è l'ultimo box praticamente, dove andremo a piazzare il nostro Zapdos. Abbiamo così finito anche gli leggendari di Kanto. Ho finito le evoluzioni di Eevee, come vedete sono tutte livello 1, tranne questo che era l'Eevee originario, che ho fatto evolvere in Vaporeon perché tra le evoluzioni di Eevee è il mio preferito, a livello estetico, diciamo, non a livello di statistiche. A livello di statistiche tutti sanno che Jolteon è il più forte tra quelli di Kanto. E appunto abbiamo Eevee, tutte le sue evoluzioni, abbiamo i fossili che ho ottenuto andando al laboratorio di Plumbeopoli, parlando con... La Plumbeopoli è la città di Brock, ricordatevelo. Parlando con lo scienziato all'interno del laboratorio, e non dovete nemmeno aspettare niente, gli date il fossile, uscite dal laboratorio, ci rientrate subito dopo e il fossile sarà già rivitalizzato, quindi è una cosa molto comoda. Appunto ho preso due fossili, ho fatto fare un uovo a tutte e due, e abbiamo infatti Kabuto e Kabutops, mentre questo, come vedete, ha l'Express Share, perché è l'ultimo che stava allenando di questa tornata, diciamo, di Pokémon di Kanto, prima di andare poi verso Johto, anche se lì molto probabilmente troveremo altri Pokémon di Kanto che non abbiamo ancora trovato qui in giro. E questo appunto sta per evolversi a livello 40, si evolvono i fossili, quindi ci mette un po' a salire, ma lo farò salire. Ed infine qui abbiamo Mew. Abbiamo alcuni Pokémon nati dalle uova. Eccoci qui. Manca per l'appunto Elekid, mancherebbe, come uovo. E abbiamo anche il nostro Ho-Ho. Non ricordo se lo mettiamo così, questo dovrebbe essere messo giusto. Devo ancora rinominare questi box. E poi se andiamo avanti, solo che se faccio così non arrivo più, andiamo indietro. Perché questo box l'ho dedicato a quei Pokémon che mi serviranno magari più avanti. Questo potrà diventare un Kingdra. Questo uno Slowking. Questo uno Steelix. Questi per le evoluzioni successive, tutti dalle uova, Munchlax appunto. E Scyther potrà diventare Scizord. Questo mi potrebbe servire magari... No, questo in realtà non mi potrebbe servire, non so perché l'abbiamo messo qui. Questo diventerà un Tangrowth. Questo magari un Rhyperior. Un Politoed. E un Golba. E un Crobat, volevo dire. Quindi alcuni me li sono già catturati. E qui invece ho messo le forme Alola che ho trovato. Perché sono molto rare, molto molto rare, ma ogni tanto qui accanto si possono trovare delle forme Alola. Ho trovato un Sandless Slash nel percorso che portava alla Lega. Un Graveler di Alola, qui su una delle isole mi sembra Navel Rock. Un Meo di Alola, mentre andavo in giro per Kanto a cercare dei Pokémon da catturare, in particolare se non sbaglio qui cercavo Oddish. E un Golem di Alola, che tra l'altro ha uno strumento che gli prendo, yes. Un Golem di Alola che ho trovato proprio qui fuori dalla Lega, mentre allenavo i miei Pokémon, ed è qui che li alleno per salire di livello, è il luogo in cui i Pokémon selvatici sono più alti di livello. Bene, quindi la nostra squadra, come vedete, è questa. Abbiamo... Il mio Charizard è salito di tantissimi livelli perché ho usato prevalentemente lui e Lapras per allenare i Pokémon con il condivide esperienza, quindi hanno preso un sacco di esperienza. Charizard è praticamente a livello 70, ma lo userò molto poco in generale. E Lapras invece è al 62. Mentre Bulbasaur è rimasto abbastanza giù di livello, poverino. Però si farà valere. Detto ciò, quindi usciamo dal centro Pokémon, o meglio, dalla Lega Orange. E nel prossimo episodio vi farò vedere come arrivare a Johto. Perché spero proprio che nel prossimo episodio si arrivi direttamente a Johto. Questo video quindi finisce qui. Io ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video. Inoltre, informazione di servizio per coloro che sono arrivati fin qui, domani arriverà un tutorial che mi avete richiesto in tanti su come scaricare e giocare Pokémon Fire Rush su PC. È una cosa molto semplice, ma molti a quanto pare avevano bisogno del tutorial, quindi gliel'ho fatto e arriverà domani.